Bella a tutti ragazzi e bentornati in canale Play Channel It. Ragazzi, come potete vedere oggi sono con la webcam ragazzi sull'Android. Sì, perché dopo l'aggiornamento di CSR Pro, che sarebbe Screen Recorder, hanno messo la versione con la front cam attivata. Allora ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video dove farò un video dove vi mostrerò un pochino il mio villo su Clash of Clans. Quindi oggi giornata nerd su Clash of Clans, vi farò vedere un pochino le migliorie che ho fatto, un attacco come sempre e un pochino come verrà strutturato il mio villo. Ecco qua. Allora, entriamo. Qua intanto la telecamera sta facendo il suo, sì, come potete vedere. Ciao ragazzi, ciao. Benissimo. Entrando, scusatemi per il dito in faccia che vi ho tirato. No, scherzo, vabbè. È oltre lo schermo, quindi va bene. Intanto potete vedere che bella faccia che ho. Sì, è un figo. E ecco, adesso facciamo il video così. No, vabbè ragazzi, cominciamo. Allora, come possiamo vedere, o possiamo dire migliorato il mio villo. Adesso, prima delle bestemmie e di cominciarmi a dire tutti che è schifo di villo, ok ragazzi, questo qua è un work in progress. Cosa vuol dire work in progress? Per chi non conoscesse in inglese, vuol dire una cosa che sta ancora in via di costruzione. Come potete vedere, comunque il mio villo sarà un villo in farming. Perché? Perché io aspetto di arrivare con il municipio a livello 10, così dopo non mi servono più tante risorse, perché comunque fare il municipio a livello 9 richiede 3 milioni di questi soldi. E comunque se cominciano ad attaccarti sapete com'è la storia. Con il farming invece distruggono soltanto il castello del il municipio, mi scalano un pochino di trofei, ma le risorse restano là belle e buone. Ok, andiamo un pochino ad estrarre i nostri, possiamo dire, soldi ed elisir. Ok, intanto qua sono in un clan, ragazzi, che è della mia scuola, quindi saluto anche quelli della mia scuola. E come potete vedere ragazzi, sono riuscito ad arrivare al municipio livello 8, bella. E come potete vedere mi sono costruito tutti i 4 mortai, possiamo dire, possibili da immettere, le 3 possiamo dire difese aeree. E poi mi sono trovato una cosa molto bella, che sarebbe la trappola per gli scheletri. La trappola per gli scheletri sarebbero delle truppe vostre che vi difenderanno quando le persone vi attaccheranno, che possono essere sia degli attacchi aerei che attacchi terra. Come potete vedere potete cambiare qua. Allora, io cosa ho? Adesso io ho il torre dello stregone a livello 3, che devo dire che è veramente devastante, cioè attacca e fa veramente tanto danno. E la cosa più figa è che poi c'è una angolazione schifosa, va benissimo. Farà molto danno perché attaccherà più truppe in un colpo, possiamo metterla così. E intanto qua sto cominciando ad avere tutte le mura a livello 6, boh, tutte, perché adesso ho messo le altre 50 mura che mi potevano, dopo quando sono arrivato a livello 8 del municipio, costruire altre 50, possiamo dire, staccionate. Ok ragazzi, detto questo, sono a livello 47, sto andando abbastanza bene e ho un pochino scoperto la tecnica degli attacchi su Minecraft. Cosa c'entra Minecraft? Adesso su Clash of Clans. Andiamo quindi ad attaccare. Grazie. Andiamo ad attaccare uno così random. Andiamo a vedere se è tanto forte o meno, ma io voglio attaccare anche che abbia, cioè uno che abbia abbastanza risorse, inteso sui 100.000 di soldi, scusatemi, mi faccio così, anche mi pulisco, va benissimo. Eccoci qua, questo qua mi sembra già abbastanza buono, ma lo devo evitare perché ha già il re barbaro, e il re barbaro a me incula tutto, mettiamola così. Allora, qua intanto boh, questo qua va bene anche ad attaccarlo, perché comunque devo contare che dopo fatto l'attacco devo ripristinare tutti le mongolfiere e roba del genere, quindi c'è una grandissima spesa per quanto riguarda gli elisir. Eccoci qua, andiamo su questo, che anzi questo neanche ragazzi, staremo qua tutto il giorno perché non riesco a trovare un degno avversario, perlomeno un avversario un po' più scarso che riesco ad attaccare. Questo qua ha pochissimo di trofei. Eccoci qua, andiamo su questo, che no, neanche questo ragazzi, perché le difese aeree a me
inculano molto perché io gioco molto con le mongolfiere. Le mongolfiere veramente sono delle difese degli attaccanti, possiamo dire così, molto ma molto ma molto potenti. Almeno a mio parere. Datemi anche voi un parere nei commenti, qual è, possiamo dire, cioè, se il come si chiamano i Giga, sono gli arcieri o i barbari, quali sono i più forti secondo voi per la velocità, per la vita o per l'attacco? Ditemi voi, io ragazzi penso che il migliore per adesso sono i maghi e le mongolfiere. Ok ragazzi, faccio ancora un 2-3, se non trovo attaccherò il primo random che trovo, basta che non sia uno con il municipio livello 10 ovviamente. Tanto qua si va a girare random senza trovare nessuno. No, questo è troppo poco. Scusateci, ragazzi. Scusatemi, ragazzi. Oggi non riesco neanche a parlare. Buono, è che non riuscivo a parlare anche le altre volte. Ma va bene, ragazzi. Tanto, questo qua non ha niente di risorse. Boh, andiamo su questo. Questo, come possiamo vedere, ha soltanto questo difese aeree. Ok, prima cosa che faccio di solito è distruggere le difese aeree e buttare i miei scheletrini. Dopo butto gli arcieri, ok, divisi un pochino, i giganti, le mongolfiere che fanno il loro dovere, i maghi e poi il curatore. Ok ragazzi, possiamo dire che il mio attacco è ancora abbastanza da migliorare, ma devo dire che alla fine riesco a fare quasi sempre il 100% su sempre biglie abbastanza semplice distruggere, ma le risorse sono la cosa più importante, come potete vedere, ho già raccolto abbastanza risorse, è quello che mi interessa a me, non mi interessa distruggere tutti fino al 100%, ma avere quelle risorse che mi interessano. Intanto qua l'ho già persa di brutto, molto bello, potete vedere un po' di elisir nera, forse riesco ad ricavarla, neanche questo perché quello la va ad attaccare il mortaio. Quindi ragazzi, un'altra figura di sul mio canale e sulla, possiamo dire, rubrica di Clash of Clans. Ragazzi, allora, nel prossimo episodio di Clash of Clans vi farò vedere questo villo modificato e andrò anche a vedermi qualche altro aiuto. Mi chiederò dei miei amici per un attacco migliorato, cioè un attacco migliore perché le prestazioni di questo veramente fanno abbastanza pena. Ok, adesso andiamo a riattivare tutto ciò che dobbiamo riattivare e andiamo ad migliorare questa mura qua, perché questa mi ispira. Ok ragazzi, detto questo, detto e fatto tutto quello che dovevo dire e fare, vabbè, cosa cazzo ho appena detto, vi dico di mettere un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere i miei precedenti video per avere uno sprone in più. Oggi ci vedremo con un altro video che farò penso su Minecraft, ma non so, forse sì, forse no, e ci si vede. Da qua è tutto, Play Channel Ita, bella ragazzi.